È ufficiale. L'uscita per la versione PC della prima avventura in formato remake di Ellie e Joel, The Last of Us, è stata posticipata. Annunciata inizialmente per il 3 marzo, con un comunicato ufficiale, Naughty Dog ha voluto mettere subito le cose in chiaro circa i motivi di questo posticipo. Il più scontato è il successo della serie TV targata HBO con Pedro Pascal e Bella Ramsey, ed allo stesso tempo invogliando i PC gamer a concludere la serie TV prima di buttarsi per ore sul videogioco uscito nel settembre 2022 per PlayStation 5. Come sfruttare tutte le frecce nel proprio arco. Lezione targata Naughty Dog. Nel tweet c'è spazio per affermare che queste ulteriori settimane serviranno a mostrare il gioco nelle sue migliori condizioni possibili, così da rendere l'esperienza indimenticabile per chiunque si approcci o semplicemente voglia ripercorrere questo viaggio di sopravvivenza nel mondo di The Last of Us. Sopporta e sopravvivi. È la frase finale con cui si congeda l'azienda statunitense. Oltre ad essere il leitmotiv dell'intera avventura, suona quasi come una richiesta da parte di Naughty Dog per arrivare il 28 marzo pronti e carichi. In questi quasi due mesi che ci separano dall'uscita, l'azienda ha affermato che sarà celere nell'aggiornare sui miglioramenti fatti per il titolo. E quindi di conseguenza non ci resta altro che attendere con ansia questa data. Nel mentre, voi state aspettando la versione PC di The Last of Us Remake? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti. E noi come al solito vi ringraziamo per aver visto anche oggi questo video. Seguiteci sulla nostra pagina ufficiale e entrate nel nostro gruppo Telegram dedicato al mondo del gaming a 360 gradi.